Sono procedure anche queste innovative per la Calabria, perché non saranno gli uffici della regione a selezionare questi lavoratori, ma sarà il governo nazionale attraverso le sue articolazioni, la funzione pubblica e il Formez. Il Formez ci ha chiesto se volessimo inserire anche una prova orale. Le prove orali, come sapete, sono quelle dove spesso si insinua la discrezionalità politica e burocratica. Abbiamo chiesto al Formez di fare i concorsi nel modo più trasparente possibile, senza prova orale. Si selezioneranno i giovani solo per titoli e per test, così come avviene in tutti i concorsi. Questo ci permette anche di velocizzare le procedure ed evitare che ci siano, come dire, interessi diversi da quelli di scegliere i migliori. Molto positivo è il fatto che nel bando ci siano dei meccanismi che prevedano la possibilità di assorbire una parte del precariato. Io ho ereditato un precariato storico di dimensioni straordinarie. Ho detto che il mio governo non avrebbe fatto precari e che il mio governo avrebbe lavorato nella direzione di asciugare questo bacino di precariato e di creare nuovo lavoro. Ecco, questo bando realizza i due obiettivi. Da un lato daremo la possibilità a tanti precari storici di essere stabilizzati. Dall'altro daremo la possibilità a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro attraverso un concorso fatto valutando soltanto i meriti. Oggi presentiamo avvisi che sono stati pubblicati il 31 dicembre sia sul BURC, il bollettino ufficiale della Regione Calabria, sia sulla Gazzetta Ufficiale nella sezione concorsi per un totale di 568 posti nella Regione Calabria, di cui 537 sono relativi al potenziamento dei centri per l'impiego e 31 sono relativi a postazioni che necessitano la Regione per diciamo, essere in regola con le categorie, con la legge 68 che riguarda le categorie protette. Quindi 31 persone sono relative alle categorie protette. Questo è un evento secondo me importantissimo, storico, perché appena insediati, senza perdere un minuto, è stata svolta un'attività che è stata necessaria per far sì che si potesse storicizzare la spesa e impegnare i fondi di 17 milioni per anno, che non sarebbe stato possibile impegnare se non avessimo fatto gli avvisi, i bandi, entro il 31 dicembre. Sì, si sta proprio lavorando parallelamente alla risoluzione di quello che è un precariato storico che negli anni si è determinato di garantire possibilità occupazionali e quindi rispondere a quelli che sono i fabbisogni delle aziende per creare dei profili qualificati e quindi dare lavoro ai nostri giovani, evitare quella che è la fuga dei nostri cervelli, contribuendo allo sviluppo poi sociale, culturale ed economico della nostra realtà. E quindi questa odierna è un inizio, io dico, soltanto una bella pagina, ma si legherà a tantissime altre possibilità in termini occupazionali che noi andremo a garantire. Centri per l'impiego, per cui è previsto uno stanziamento nell'ambito del piano GOL, garanzia occupabilità dei lavoratori, di 33 milioni di euro, per cui si interverrà con un'azione importante di ammodernamento non solo fisico ma anche tecnologico, legato parallelamente al potenziamento dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro, che ci permetterà proprio di intercettare quelle che sono le domande e quindi intervenire con l'offerta, coinvolgendo tutte quante le realtà locali e quindi tutti quanti i sindaci che vanno a gestire proprio fisicamente le sedi dei centri per l'impiego.